Sistema ottimale per sciacquare le verdure. Un recipiente sotto, piccolo, e con la pasta sopra. Vedete? E se vedete, se voglio far uscire l'acqua, fai vedere Gennaro laggiù. Esce, poi esce l'acqua. Vedete? Però se mi serve l'acqua con la pasta, metto giusto qui, così si riempie, e non esce la verdura dal con la pasta. Quindi si sciacqua bene, si muove tutta la verdura. Vedete? Così. Così. Questo è il sistema più comodo che ci possa essere per sciacquare la verdura con acqua corrente. E questa è l'insalata riccia per fare la pizza con la scarola riccia. Questo è, fai vedere pure qua dentro. Ecco, insalata bella fresca, si possono fare anche due sciacquate, si butta via quell'acqua lì, però vedi, è già pulitissima l'acqua e non va fuori. Se voglio che vada fuori, guarda, ecco, scende dai buchi, fallo vedere come scende dai buchi. E poi posso anche, poi la sciacquo e metto quest'altra verdura, gli faccio fare un altro sciacquo, poi la faccio cuocere. Filmino stai facendo? Dai, vedi, tutto bello, comodo e splendido. Va bene così? Ora qui dentro ho messo le uve, adesso metto i pinoli, qui dentro ci sono le uvette, l'insalata, ora metto l'aglio, l'olio e il resto, un pizzico, no, non metto un pizzico di sale perché metto le acciughe, quindi qui le olive. C'è qualcuna verde dentro. Nel lavandino appoggio questo cestino capovolto e sopra appoggio i piatti. Che lavo questo con questo straccetto. Questo è bello splendido, è fresco. Questa è l'insalata.
Ecco, guardate bene questo straccetto. Questo è utile per lavare i piatti quando non devi usare il detersivo. Questo è uno straccetto che non assorbe niente, non assorbe né grasso, niente. Lo fa scendere via. E questa è la finestra. Fare all'interno, guarda all'interno che bella, all'interno, no? Ecco, questo è l'interno, va bene? Ecco, basta così.